Sfratti in aumento in quasi tutte le Marche, ad eccezione di Ascoli Piceno. Lo rileva un'indagine del Sole 24 Ore. Nel 2009 ad Ancona gli sfratti per morosità sono stati circa il 30% in più rispetto all'anno precedente, con la logica conseguenza dell'aumento di richieste di alloggio in case popolari. Ben 1209 sono state le domande nell'ultimo bando. Tanti sfratti, quindi tante richieste di nuove case popolari, tante esigenze di poter riuscire a pagare un affitto che è sempre più difficile da pagare. La richiesta delle case popolari è in continuo aumento. Stiamo attendendo un piano di edilizia residenziale di 320 alloggi. Sarà lungo, ci vorranno molti anni, ma in questo momento l'ERAP ci ha garantito che da qui al prossimo anno andranno a gara, a bando di gara, tutte le future costruzioni più importanti e significative per Ancona. Aumento del fondo destinato al contributo agli affitti e maggiore attenzione sugli interventi di edilizia pubblica è quanto sta facendo l'amministrazione per cercare di migliorare la situazione. Da una parte stiamo cercando di aumentare il fondo destinato dal Comune di Ancona al contributo agli affitti. Dall'altra parte una particolare attenzione da parte dell'ERAP a tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica che ci sono qui nel capoluogo. Noi negli ultimi due anni abbiamo utilizzato parzialmente anche i fondi provenienti dalle dismissioni, quindi destinate a nuova realizzazione, proprio per garantire comunque sempre un livello minimo di manutenzione e per garantire sempre comunque la sicurezza. E ci sono tante difficoltà per fare una manutenzione adeguata, i fondi sono scarsi. Proprio pochi giorni fa, nel nostro capoluogo, una parte del soffitto di una casa popolare è crollata, ferendo un uomo alla testa. È una situazione sicuramente spiacevole. Quell'alloggio era un alloggio che era stato consegnato immediatamente con una procedura di assoluta emergenza alla famiglia che si era ritrovata senza casa a seguito di sfratto. Appartamenti, io direi, fatti a regola d'arte, tant'è vero che hanno avuto un collaudo eccezionale, cioè hanno superato indenni, assolutamente indenni, il terremoto di Ancona. Il numero delle richieste che abbiamo veramente ci richiede molto spesso di utilizzare anche degli alloggi di 30, 35, 40 metri quadri, non di più, proprio per cercare di trovare una soluzione immediata a tutti. Per il futuro, quando avremo più fondi a disposizione, potremo, come posso dire, dare risposte maggiori. Ma ripeto, per quanto riguarda la sicurezza, la stabilità degli edifici, il livello minimo di salubrità, questo è già tutt'oggi garantito.